A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenuti, benvenute a questo primo webinar del percorso formativo organizzato in collaborazione con Istat, Cultura Statistica Plus. Ovviamente, come sapete, questo percorso si aggiunge al percorso della formazione base, in cui proprio noi del team MASOC eroghiamo le lezioni e i webinar proprio sulla didattica, sui moduli formativi che vi guideranno nella composizione, nella elaborazione della vostra ricerca di monitoraggio civico. Oltre ai docenti e alle docenti presenti, ringrazio e siamo felici di avere con noi anche numerosi referenti delle reti territoriali della galassia ASOC, quindi numerosi centri e ECDE, referenti Istat, e anche appunto associazioni che fanno parte degli amici di ASOC, come appunto li chiamiamo. In questo webinar iniziamo proprio con le banche dati Istat, proprio per comprendere tutte le potenzialità che possiamo sfruttare e come possiamo utilizzarle al meglio per ricercare i nostri dati, proprio quelli utili alle ricerche che andremo a svolgere proprio in questa fase, nella prima fase di A Scuola di Open Coesione, che è proprio quella in cui, oltre a scegliere il progetto, dobbiamo adoperarci proprio per raccogliere più informazioni possibili, sempre rispetto alla nostra domanda di ricerca. Ma non mi dilungo oltre, diamo il via quindi con questo primo webinar alla quinta edizione del corso di cultura statistica e do il benvenuto e ringrazio i nostri esperti di quest'oggi, la dottoressa Giuseppina Sola e il dottor Carlo Boselli, che ci guideranno nell'esplorazione di queste banche dati. Quindi io vi ringrazio dal team MASOC, assieme alla mia collega Cristina Di Luca, che è in regia e che appunto modererà insieme a me le domande. Infatti, vi ricordo di utilizzare il box dedicato a vostra disposizione. Se ci sono dei problemi tecnici, allertateci così riusciamo a intervenire in tempo. Vi auguro un buon webinar e do la parola alla dottoressa Sola per iniziare. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti. Come diceva la collega, questa prima lezione è dedicata alle banche dati e ai sistemi informativi dell'Istat. Le domande a cui noi cercheremo di dare una risposta con questa breve introduzione sono fondamentalmente domande che ci dobbiamo porre in presenza di informazioni sempre più numerose e fonti sempre più diverse. Quindi cercheremo di spiegarvi perché abbiamo bisogno di informazioni statistiche affidabili, che cos'è la statistica ufficiale, quindi che cosa la differenzia dalle altre fonti, quali potrebbero essere appunto quelle che noi leggiamo quotidianamente sui giornali, semplicemente navigando sul web, che cosa rende affidabili le informazioni diffuse dalla statistica ufficiale e perché dobbiamo ricorrere a tali informazioni quando elaboriamo le nostre analisi o progetti di ricerca come vi attendete a fare voi, dove poi si possono scaricare i dati statistici ufficiali. A che cosa servono i dati grezzi, cioè i dati senza commento, e poi faremo un breve focus su quelle che sono le statistiche territoriali disponibili. La prima domanda è perché abbiamo bisogno di statistiche, di informazioni statistiche ufficiali. La risposta potrebbe essere banale, ma non lo è. La risposta deriva fondamentalmente dal fatto che siamo e viviamo in un'epoca in cui qualsiasi informazione viene trasformata in un dato, che sia un libro, un film, un messaggio vocale, un movimento del corpo, tutte queste informazioni vengono trasformate in dati. Tanto che si prospetta un tasso annuo del 23% dell'aumento dell'informazione così prodotta. Come descrive Wikipedia, noi sappiamo dalla mail, dall'immagine che poi vedete successivamente, che un zettabyte è così grande che ci vorrebbero circa 1 milione di supercomputer per memorizzare questi dati.
Quindi dovete immaginare quanti dati quotidianamente noi produciamo e quanto l'importanza della loro elaborazione diventa fondamentale per permetterle a poi all'essere umano, quindi a tutti noi, di poterli non soltanto leggere, ma in qualche modo anche interpretare. Noi produciamo dati, ormai è diventata una situazione ineludibile, produciamo dati attraverso Facebook, in cui tutte le nostre relazioni vengono trasformate in qualche modo in un dato, produciamo dati attraverso Twitter, in cui vengono resi dati i nostri sentimenti, cioè attraverso i messaggi che noi ci scambiamo tramite Twitter è possibile in qualche modo parametrizzare i sentimenti che noi esprimiamo, le opinioni e le emozioni che noi viviamo. Lo stesso ha fatto LinkedIn, che ha datizzato le nostre esperienze professionali, ma in generale qualsiasi utilizzo che noi facciamo attraverso le app caricate sul nostro smartphone ci permettono o ci costringono, perché a volte non ne siamo effettivamente molto consapevoli, ad una produzione di un dato che è potenzialmente analizzabile, che è potenzialmente vendibile sul mercato, che è potenzialmente utilizzabile non soltanto per in qualche modo schedarci, come si facciamo ad esempio quando accettiamo i cookie su Facebook o sulle altre applicazioni, ma è anche potenzialmente utilizzabile per studiare e prevenire i nostri atteggiamenti e i nostri comportamenti. In generale, l'Internet of the Things, ovvero qualsiasi dei dispositivi che sono connessi alla rete Internet, acquisiscono una intelligenza, se vogliamo dire propria, attraverso il fatto che riescono non soltanto a comunicare dati su se stessi relativi ad esempio al loro funzionamento, ma anche a dati relativi alle persone che li utilizzano. Tant'è che mi piace sempre citare la frase di Dino Pedreschi, secondo cui ormai noi siamo diventati dei bollicini digitali, cioè noi lasciamo briciole di informazioni e tracce di noi stessi in ogni istante, in ogni momento, ogni volta che utilizziamo una tecnologia che è in qualche modo collegata ad Internet. Ora, il problema è questa quantità o qualità dei dati. È importante più la quantità o è importante più la qualità dei dati? Che ci sia una infodemia, un'eccessiva diffusione di quantità di dati, ormai è un dato di fatto per tutto quello che vi ho cercato brevemente di spiegare prima, ossia il semplice fatto che noi ogni volta che utilizziamo una tecnologia collegata ad Internet produciamo contemporaneamente al singolo secondo almeno due distinti dati diversi. Uno sull'utilizzo proprio dello strumento tecnologico che utilizziamo, ad esempio quando abbiamo acceso lo smartphone, a quale rete dati si è connesso, a quale ripetitore e così via. E poi contemporaneamente anche un utilizzo sul nostro comportamento nell'utilizzo dei dati. Quindi che ci sia una quantità talvolta eccessiva di informazioni che vengono prodotte è ormai un dato di fatto su cui, diciamo, è ormai imprescindibile. Ma avere una grande quantità di dati ci permette davvero di comprendere la realtà che ci circonda? Cioè i dati ci dicono che cosa accade, ma non dicono perché accade, perché il passaggio dalla informazione del che cosa accade alla conoscenza del perché accade implica sempre l'utilizzo di una informazione pregressa, quindi di un sistema conoscitivo tale per cui ci permette di interpretare il dato raccolto. Quindi la vera rivoluzione del mondo moderno che noi stiamo vivendo non sta tanto nello sviluppo delle tecnologie che ci permettono di immagazzinare una mole crescente di dati e di elaborarli in frazioni di secondo, ma la vera rivoluzione sta nella capacità di analizzare il dato di per sé, quindi nel saperlo leggerlo e nel capire il modo in cui è più utile che questo dato venga utilizzato, sempre in riferimento agli scopi per i quali noi vogliamo utilizzare quei dati. E nel fare questo ci può venire incontro la statistica ufficiale.
la statistica ufficiale, ovvero quella prodotta dagli organi che fanno parte del sistema statistico ufficiale, che sono fondamentalmente Eurostat, che è l'organo della Unione Europea addetto alla produzione delle statistiche ufficiali, il sistema statistico nazionale, che è l'insieme degli organi italiani che afferiscono, che svolgono la funzione della produzione statistica ufficiale e che agiscono sulla base di quello che è il programma statistico nazionale, cioè il piano delle informazioni che viene aggiornato annualmente, che tali organi del SISTAN sono tenuti ad pubblicare con cadenze precise nel rispetto dei criteri di tutela della riservatezza e privacy definiti tra l'altro dalla Garante per la protezione dei dati personali. La statistica ufficiale, quindi, che cos'è? La statistica ufficiale è un bene pubblico, è un pilastro indispensabile della democrazia ed è un supporto fondamentale per assumere decisioni razionali. Le statistiche ufficiali permettono di descrivere la struttura della società, la sua demografia, la sua, se parliamo di popolazione, la sua orografia, se parliamo di territorio, permette di analizzare le ripartizioni territoriali, senza adeguando il dato a quelle che sono le caratteristiche del territorio che noi vogliamo analizzare. Quindi quando noi parliamo di ripartizioni territoriali non facciamo riferimento soltanto ai confini amministrativi delle regioni o delle province o delle città metropolitane così come sono definiti dalla legge, ma possiamo fare riferimento a ripartizioni di territorio che vengono costruite ad hoc per le successive analisi. Le statistiche ufficiali consentono anche di effettuare studi comparati tra nazioni e questo è il motivo fondamentale per cui Eurostat detta a tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea metodologie stringenti per la raccolta del dato, in modo da avere la certezza che l'informazione raccolta presso i singoli paesi sia poi successivamente comparabile con quella raccolta negli altri paesi, appunto perché è necessario capire e avere la consapevolezza del fatto che tutti i paesi raccolgono la stessa informazione sullo stesso fenomeno. Le statistiche ufficiali infine ci consentono di analizzare l'evoluzione di un fenomeno nel tempo e nello spazio. Questa analisi è molto importante soprattutto quando utilizziamo i dati della statistica ufficiale per effettuare le previsioni nello sviluppo del tempo di un fenomeno. Basti pensare ad esempio a tutte le analisi di previsione sulla crescita della popolazione italiana che vedete quotidianamente illustrate sui giornali, dalle quali risulta ai noi che siamo un paese che sta sempre più invecchiando, ma sono fondamentali anche per quanto riguarda l'analisi dei fenomeni economici, appunto perché permettono di effettuare delle previsioni non soltanto nel tempo, ma anche nello spazio. Ma la statistica ufficiale che cos'è? È l'insieme delle attività di rilevazione, elaborazione e analisi di dati statistici che hanno un interesse pubblico e quindi sono afferenti a tematiche quali economia, lavoro, salute, istruzione, di specifico interesse pubblico perché? Perché la statistica ufficiale deve rispondere ai fabbisogni conoscitivi della collettività. Ci potrebbe ad esempio essere per noi essere interessante ad esempio conoscere l'utilizzo che fanno gli utenti dei servizi resi da una singola biblioteca del singolo comune del paese X. Anche quella è un'attività, diciamo, di conoscenza importante per lo sviluppo di quel servizio, ma non assume ad informazioni di interesse pubblico appunto perché è limitata ad una piccola comunità. L'informazione statistica ufficiale guarda alla collettività nazionale ed europea e si fonda appunto e si concentra appunto su tematiche di ampio respiro legate all'economia, al lavoro, alla salute, all'istruzione. Ovviamente con il raffinamento dei metodi di analisi e di elaborazione statistica noi riusciremo più in là, sempre più, diciamo, in maniera più incisiva ad arrivare a cogliere lo stesso fenomeno dalla sua dimensione più generale legato ad esempio al territorio italiano fino magari all'ultimo dettaglio dell'ultimo comune o della micro comunità di quel comune, ma sono processi di sviluppo che andranno avanti
ancora per un breve tempo, perché come vedremo più avanti, la maggior parte delle informazioni statistiche ufficiali adesso si fermano soltanto a livello di singolo comune. L'informazione statistica ufficiale è quella condotta dal Sistema Statistico Nazionale nel rispetto dei principi di qualità che sono codificati a livello europeo e nazionale ed è diffusa al Paese e agli organismi internazionali. Come vi dicevo prima, il SISTAN è il Sistema Statistico Nazionale ed è la rete dei soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Fanno parte del SISTAN ad oggi circa 3.400 uffici, nei quali operano 8.700 addetti. Gli enti principali del SISTAN sono, come vedete nell'immagine qui di seguito, l'ISTAT, che è l'Istituto Nazionale di Statistica, gli enti di informazione statistica che sono l'ISPOL e l'ENEA e gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti nazionali, delle regioni e delle province autonome, delle prefetture, delle province, delle camere di commercio. Fanno parte del SISTAN anche soggetti privati, qualora l'attività che loro svolgano hanno un ampio interesse per la collettività. Ad esempio, fanno parte del SISTAN le Poste Italiane, fanno parte del SISTAN Ferrovie dello Stato perché, appunto, pur essendo società private configurate giuridicamente come SPA, presidiano dei servizi fondamentali per l'intera collettività. L'ISTAT è un ente pubblico di ricerca fondato, che ha tra i suoi vari compiti non soltanto la produzione dell'informazione statistica ufficiale, ma anche attività di indirizzo e di coordinamento del sistema statistico nazionale. Tra i principali compiti dell'ISTAT sono quelli di progettare ed eseguire i censimenti e le altre rilevazioni statistiche iscritte nel programma statistico nazionale. Il programma statistico nazionale ha una validità triennale, ma viene aggiornato annualmente. È un documento che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nel quale vengono elencate tutte le rilevazioni che saranno svolte dal SISTAN e quindi tutte le informazioni statistiche ufficiali che verranno prodotte o nell'anno in corso o nel corso del triennio. L'ISTAT poi predispone nomenclature e metodologie per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, cioè le detta le linee guida per la raccolta delle informazioni, appunto per fare in modo che tutti gli enti che partecipano alla raccolta dei dati raccolgono informazioni che si riferiscono esattamente al fenomeno che noi vogliamo indagare. Studia e pubblica le ricerche sui risultati che ha prodotto nelle rilevazioni fondamentali. Come vedremo dopo, il sito dell'ISTAN è una vera e propria miniera di informazioni statistiche in cui si dà conto non soltanto dell'attività metodologica svolta dall'ISTAN, ma proprio dei risultati prodotti dalle varie rilevazioni a cui, tra l'altro, credo molti di voi sono stati o saranno chiamati a partecipare in qualità di cittadini. Abbiamo detto che l'informazione statistica ufficiale è un'informazione che si basa su principi di qualità che vengono codificati a livello europeo per fare in modo che l'informazione sia appunto un'informazione che soddisfi i bisogni conoscitivi dell'utenza. Quindi l'informazione statistica deve essere pertinente. Deve essere diffusa in tempo utile, secondo un calendario prestabilito, la tempestività e la puntualità. Deve essere diffusa in modo accessibile, con tutte le informazioni che ne permettono il suo corretto utilizzo. Deve essere poi coerente e confrontabile nel tempo e nello spazio. Quindi i principi di qualità che vengono codificati nel codice di qualità delle statistiche italiane e europee sono la pertinenza, l'accuratezza e l'attendibilità, la tempestività, la coerenza e la comparabilità, l'accessibilità e la chiarezza. Mi preme sottolineare soprattutto l'aspetto della tempestività e della puntualità e dell'accessibilità,
perché l'informazione statistica viene rilasciata con un calendario prestabilito che voi trovate sul sito dell'Istat, in modo che tutti i soggetti sociali, i nostri stakeholder, che possono essere gli imprenditori, le amministrazioni pubbliche, i singoli cittadini, le associazioni non profit, sanno già all'inizio dell'anno quando verrà rilasciato un determinato dato statistico e sanno dove poter andare ad raccogliere le informazioni che gli interessano, che non è limitata semplicemente al dato che viene diffuso, ma anche alla metodologia con cui quel dato è stato rilevato, elaborato e diffuso. Si pensa ad esempio alle informazioni statistiche che noi rilasciamo mensilmente per quanto riguarda il PIL o l'indice dei prezzi al consumo. Nessuno, e sottolineo nessuno, neppure le amministrazioni pubbliche di alto livello, quale può essere la Presidenza del Consiglio o la Corte dei Conti, conosce tali informazioni prima di tutti gli altri. Cioè l'informazione viene resa pubblica sul sito dell'Istat nel momento in cui è diffusa per tutti. Quindi dal singolo cittadino al ministro della pubblica amministrazione, se vuole analizzare e conoscere l'indice dei prezzi al consumo per il mese di novembre, sa che il relativo, diciamo, calendario viene, il relativo dato viene rilasciato il 15 dicembre, la prossima uscita sarà il 15 dicembre, quindi dovrà semplicemente aspettare, come tutti i cittadini, ripeto, come tutti i cittadini, il comunicato stampa che l'Istat rilascia in genere intorno alle 11 o mezzogiorno. Quindi l'importanza della statistica ufficiale è anche in questo, nel considerare tutti gli stakeholder, quindi dal semplice cittadino all'imprenditore, alle istituzioni pubbliche, alle istituzioni non profit, come portatori di uno stesso interesse legittimo a vedere, diciamo, soddisfatto il proprio bisogno di conoscitivo della realtà in cui è immerso, senza far privilegi a secondo del proprio status. Stiamo parlando spesso di informazione statistica, di dati, di informazione, di conoscenza, ma siamo veramente capaci di distinguere qual è la differenza? Che cos'è il dato? Il dato è una rappresentazione oggettiva e non interpretata della realtà. Quando il dato diventa informazione? Il dato diventa informazione soltanto quando noi lo analizziamo, lo elaboriamo e lo rappresentiamo. È una visione dell'elaborazione dei dati che ne facciamo rispetto alla realtà in cui viviamo. Questa informazione quando diventa conoscenza? Quando noi attribuiamo all'informazione così prodotta un significato che deriva dal contesto concettuale o dal contesto cognitivo all'interno del quale noi elaboriamo quell'informazione o quelle informazioni sono acquisite. Ora, detto così, sembra, posso capire, abbastanza, diciamo, sottile la differenza tra informazione e conoscenza, ma spero che con questo esempio di darvi un aiuto a comprendere la reale difficoltà. Ad esempio, il numero 38,5 non ha alcun significato se non lo leggiamo da solo. Per noi è un numero che potrebbe essere uguale a 39, a 40, a 41. Ma diventa un'informazione quando so, ad esempio, che quello è un numero che ho letto su un termometro. Ora, questa informazione diventa conoscenza quando noi attribuiamo a questo dato letto su un termometro la nostra conoscenza della temperatura corporea e quindi arriviamo a conoscere e quindi a denunciare il fatto che 38,5 è un'indicazione di febbre. Quindi avete visto, siamo passati da un dato numerico oggettivo, 38,5, che può assumere diversi significati a seconda del modo in cui è elaborato, passiamo ad un'informazione quando lo collochiamo in un contesto specifico che ci permette di attribuire a questo dato un significato, ovvero il fatto che è un dato che noi abbiamo letto attraverso un termometro,
E lo facciamo diventare conoscenza quando lo attribuiamo ad un contesto di riferimento, quale la conoscenza del benessere corporeo dell'individuo, tale per cui sappiamo che quel dato, che è diventato informazione attraverso la lettura del termometro, diventa una conoscenza del fatto che è indice di febbre. Questo è soltanto uno degli esempi che si possono fare, ma pensavo e credo che sia l'esempio più semplice per farvi capire appunto la differenza tra dato, informazione e conoscenza, che si realizza in tutta, diciamo, la produzione statistica. Noi, l'Istituto Nazionale di Statistica e chi si occupa di raccolta dei dati, raccoglie dei dati che assumono un'informazione perché già li abbiamo collocati in un contesto di riferimento, perché sappiamo qual è il fenomeno che noi vogliamo andare ad indagare e diventano conoscenza quando lo interpretiamo in virtù appunto dei ragionamenti che è possibile collegare o no ai dati raccolti. Quindi che cos'è l'informazione statistica ufficiale? L'informazione statistica ufficiale il prodotto finale del processo di produzione del dato ed è composta dai microdati, che sono i dati elementari rilevati sulle singole unità statistiche, è composta dai macrodati, ovvero dai dati aggregati che vengono costruiti con solide metodologie a partire dai dati elementari, dai paradati, ovvero da tutte quelle informazioni specifiche legate al processo di rilevazione e dell'elaborazione dei dati, e dai metadati, ovvero da tutte quelle informazioni a corredo dei dati che sono indispensabili per una loro corretta lettura. L'insieme di microdati, macrodati, metadati e paradati costituiscono quella che noi definiamo informazione statistica ufficiale, dalla quale poi noi andiamo a produrre gli indicatori che sono indici di sintesi dei fenomeni che abbiamo analizzato sulle singole unità di rilevazione. Dove andiamo ad recepire tutta questa complessità di informazione statistica? Perché per avere un quadro ben definito di quella che è l'informazione statistica che noi produciamo, a noi non interessa soltanto il macrodato, quale potrebbe essere, ad esempio, come vi dicevo prima, il valore dell'indice dei prezzi al consumo che uscirà il prossimo 15 dicembre. Ma per un lettore più attento, magari ha bisogno di capire come sono stati raccolti i microdati, qual è stato il processo statistico utilizzato, qual è la metodologia di analisi. Ora, la fonte principale per andare a ricercare tutte queste informazioni è il sito istituzionale dell'Istat. Il sito istituzionale dell'Istat, la cui homepage credo che voi ben conosciate, è la fonte principale di informazioni open, cioè è fruibile e riutilizzabile gratuitamente da chiunque vi acceda. Non si paga assolutamente nulla per andare ad analizzare o a scaricare i dati che sono stati già pubblicati. Non è necessario neppure nel 90% dei casi registrarsi al sito. È un sito completamente open e riutilizzabile. Contiene una mole importante di informazioni statistiche ufficiali che non si riferisce soltanto ai dati dei censimenti, ma vi sono anche le indagini campionarie, le fonti amministrative, i big data, banche dati generali e tematici e anche le pubblicazioni, cioè i volumi, gli ebook che i ricercatori dell'Istat producono quotidianamente. Tutte queste informazioni sono reperibili sul sito dell'Istat. Andando più nello specifico a vedere velocemente come si possono andare a ricercare queste informazioni sul sito, noi abbiamo la possibilità di andarla a ricercare per una visualizzazione per tema. Quindi nella parte iniziale del sito trovate i temi fondamentali che sono popolazione e famiglia, società e istituzioni, istruzione e lavoro, economia, ambiente e territorio e al di sotto vedete le varie sottocategorie di navigazione del sito, oppure una visualizzazione per tipologia. Quindi se sono direttamente interessata alle banche dati, vado a cliccare sul box banche dati, sui microdati, sulle infografiche o sui calcolatori.
Una parte molto importante del sito, sviluppata di recente ma in grande crescita, è la parte che viene definita dati alla mano. Questa è una sezione dedicata a chi abbia voglia di prendere confidenza con la statistica ufficiale e con i dati dell'Istat. Qui troverete una sezione che utilizza un linguaggio molto semplice, assolutamente non tecnico, attraverso il cui vengono spiegate come vengono prodotte le informazioni statistiche ufficiali, come viene raccolta, quali sono i concetti, i dati e i termini che noi utilizziamo più frequentemente. Ci sono anche numerosi materiali didattici, ovviamente anche qui nel menu Assistra che vedete adesso così visualizzato, troverete ad esempio la capacità una parte per l'esplorazione del dato, ma anche dei giochi, delle fiabe, delle competizioni, dei podcast. Ed è una parte del sito che è stata proprio progettata e continuamente implementata per facilitare l'avvicinamento alla statistica di persone che non si occupano di statistica per mestiere o comunque dei giovani e dei ragazzi che si approcciano a questo mondo in maniera, diciamo, per la prima volta o che comunque vogliono, come si suol dire, imparare divertendosi. Molto carine sono le fiabe statistiche che trovate in questa sezione di Gioca Impara, perché sono state veramente descritte dai colleghi, sono tra l'altro molto divertenti e piacevoli da leggere se qualcuno di voi, non so, insegna in una classe, diciamo, delle elementari o delle prime classi delle scuole medie. Il sito dell'Istat poi ha una parte molto importante relativa alle visualizzazioni, alle infografiche e alla cartografia. Questa è una sezione del sito che anche questa si sta man mano sviluppando e arricchendo perché nella società dell'informazione, della comunicazione veloce nella quale ormai noi oggi viviamo, abbiamo capito che è molto più semplice e immediato leggere un grafico interattivo o un'infografica piuttosto che una tabella. Si tratta ovviamente della stessa informazione statistica che noi diffondiamo, ma la lettura di una tabella presuppone un minimo di preparazioni in più e di conoscenza più approfondita della materia, laddove un'infografica o un grafico interattivo rende l'informazione statistica più facilmente fruibile, più immediatamente comprensibile e in qualche modo anche più divertente da leggere rispetto alle classiche tabelle Excel, che tra l'altro fra poco vi farò vedere, quindi vedrete bene anche la differenza. Andando nel tema proprio precipuo della lezione di oggi, banche dati e sistemi informativi dell'Istat, le banche dati si trovano andando a cliccare sul menu che vedete qui elencato sempre dal sito principale dell'Istat con la scritta banche dati, vi si apre una pagina generale in cui vi permette di distinguere le tipologie di banche dati che l'Istat produce e che mette a disposizione per il pubblico, che sono fondamentalmente banche dati di carattere generale, in cui andremo ad ritrovare le informazioni che interessano l'intera collettività. In particolar modo abbiamo Istat Data, di cui poi vi parlerà Carlo, le serie storiche o i punto stat, di cui vi farò vedere adesso qualche esempio. Abbiamo poi le banche dati settoriali, divisi per settori, per tematiche di competenza, che sono fondamentalmente la popolazione e la famiglia, quindi vedete, sono la demografia in cifra, che è la banca dati che ci permette di raccogliere i dati sulla popolazione residente per età, sesso, stato civile, nonché per i principali fenomeni demografici, fecondità, mortalità, speranza di vita e così via. Giovani.stat, che sono le statistiche prodotte dall'Istat sui ragazzi e gli adolescenti. Anziani.stat, che analizza gli aspetti strutturali e dinamici dell'invecchiamento della popolazione. E Immigrati.stat, che fa il focus su quelle che sono le caratteristiche dei cittadini stranieri residenti nel nostro paese. Oltre alla sezione famiglie e popolazione, a un'altra banca dati settoriale è quella relativa in generale alla società e alle istituzioni, che sono fondamentalmente la disabilità in cifra, la parte sulla violenza delle donne, il sito sulla pubblica amministrazione e la parte su istruzione e lavoro, il capitale umano. Di alcune di queste banche dati settoriali, più là nel corso della lezione, vi farò vedere proprio degli esempi di estrazione di dati per farvi capire che cosa contengono tali banche dati.
Abbiamo poi la parte relativa all'economia, quindi le statistiche del commercio con l'estero, le statistiche web sempre sul commercio con l'estero relativamente alle merci importate ed esportate, e abbiamo poi la parte sulle statistiche congiunturali che vengono aggiornate mensilmente o trimestralmente dall'Istat. E poi abbiamo la parte ambiente e territorio, che sono le statistiche maggiormente legate allo sviluppo dell'ambiente e del territorio, come il sistema, l'atlante statistico dei comuni, la mappa dei comuni del rischio, le politiche per lo sviluppo. Allora, a queste si aggiungono poi le banche dati censuarie, cioè le banche dati che vengono costruiti con i risultati dei censimenti permanenti, che sono fondamentalmente il censimento delle famiglie e della popolazione delle famiglie, il censimento permanente dell'industria e dei servizi, il censimento dell'agricoltura, che diventerà permanente nel corso degli anni, perché questo è l'unico censimento ancora che viene svolto a cadenza decennale, il censimento delle istituzioni non profit, il censimento delle istituzioni pubbliche. Infine, i quadri informativi. I quadri informativi sono delle aree web particolarmente dedicate ad alcuni temi, in cui non soltanto vengono riprodotti i dati prodotti dalla statistica ufficiale, ma spesso vengono arricchiti da informazioni coerenti col tema, quali possono essere la normativa di riferimento, analisi e studi di settore e così via. Di questi sistemi informativi oggi vi farò vedere alcuni esempi tratti dal benessere e sostenibilità e dal sistema informativo sulla violenza delle donne, che credo siano i temi un po' più, diciamo, di interesse in questo periodo. Allora, una delle banche dati fondamentali generali dell'Istat è il punto stat. Il punto stat ha questa schermata di questo tipo ed è il data warehouse dell'Istat, che contiene il patrimonio delle statistiche correntemente prodotte dall'istituto. Questo data warehouse sarà progressivamente sostituito dalla nuova banca dati, che è Istat Data, di cui poi Carlo vi farà vedere proprio la navigazione attraverso, insomma, il browser. Molto importante di punto stat è che le statistiche sono ricercabili sia per tema ma anche per parola chiave, e che i dati sono presentati sotto forma di tabelle multidimensionali che sono esportabili sia in formato Excel che in formato CSV. Inoltre, le tabelle sono personalizzabili, perché agendo sulle variabili del periodo di riferimento si possono fare delle, diciamo, estrazioni ad hoc per quei temi che ci interessano. Il punto stat, vi ho detto, può essere analizzato. Da il punto stat poi vengono ricavate informazioni dedicate ai temi di giovani, anziani, immigrati, capitale umano e violenza sulle donne. Quindi, diciamo, la base fondamentale dei dataset settoriali, che poi vedremo più là, è il punto stat. Quindi le stesse informazioni si recuperano anche nel punto stat, ma sono, diciamo, visualizzate in una maniera più agevolata in queste banche dati derivati. Le statistiche, abbiamo detto, sono ricercabili per tema. I temi principali di punto stat sono ambiente ed energie, caratteristiche del territorio, popolazione e famiglia, salute e sanità, istruzione, cultura, conti nazionali. Insomma, le vedete tutte elencate nella slide che qui vi lascerò, e nella navigazione vi compaiono a sinistra nell'icona che voi vedete qui evidenziata in figura. Andando a scegliere il singolo tema, si aprono ad esempio i relativi sottotemi. Ad esempio, nell'immagine che voi vedete, io ho cliccato prima su il tema generale ambiente ed energia, all'interno del quale troviamo cave e miniere, energia, ambiente della città e acqua. Ho cliccato poi sotto la voce acqua e mi sono individuata i dati disponibili per sottotemi, che vedete qui scritti nell'immagine, spero si legga bene: distribuzione di acqua potabile e compagnia bella. Tutte queste, diciamo, sottotemi sono cliccabili e compare la relativa, diciamo, tabella con i dati. Qui vi faccio un semplice esempio. Ad esempio, sono interessata al tema istruzione e formazione. Cliccando sulla voce istruzione e formazione a sinistra, escono i relativi sottotemi disponibili, quali scuole,
la scuola e la sede storica, la disabilità e scuola, l'università, le caratteristiche degli studenti e la transizione al lavoro e così via. Cliccando sulle scuole, a sua volta vedo quali sono i dataset disponibili. Ad esempio, sotto la voce scuola trovo i principali dati relativi alle scuole, le informazioni sull'infanzia, scuole, classi e bambini, l'informazione sull'infanzia relativa però agli insegnanti delle scuole statali, gli indicatori scolastici e così via. Ognuna di queste, diciamo, voci costituisce un dataset, cioè una tabella in cui sono raggruppati i dati che voglio elaborare. Ad esempio, io andando a cliccare sui principali dati sulle scuole, ho estratto una tabella molto semplice in cui nel 2021 vedo il totale delle scuole pubbliche e private e degli relativi iscritti. Ad esempio, vedo che per l'infanzia ho un totale di 22.476 scuole divise in 15.000 pubbliche e 7.000 private, con i relativi iscritti nelle colonne successive. Quello che vorrei qui evidenziare da questa estrazione non è tanto il singolo dato, che è il prodotto finale della nostra elaborazione statistica, quanto la parte che vedete sullo schermo alla vostra destra, dove è scritto, spero si legga bene, metadati. Cioè, questa parte qui è fondamentale perché permette al lettore o al navigatore di comprendere qual è la fonte da cui sono tratti questi dati, in modo che, se si è interessati, si può andare anche ad analizzare la metodologia statistica che viene utilizzata per la raccolta del dato, nonché la metodologia statistica che viene utilizzata per l'elaborazione e la diffusione dei dati che poi vedete qui pubblicati. Ad esempio, qui sappiamo che la fonte è istruzione e formazione scolastica e che fondamentalmente questa si tratta di un'elaborazione effettuata dall'Istat sulla base dei dati rilasciati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica. Quindi questa non è una rilevazione diretta, cioè non è che l'Istat interroga direttamente le singole scuole, ma è una rielaborazione di dati amministrativi, cioè di dati raccolti per finalità amministrative che vengono rielaborati per rispondere anche ad esigenze di statistica ufficiale. Molto importante questa parte relativa ai metadati, che è presente per tutti i dataset che sono caricati su it.stat, perché, come vi dicevo prima, permette al lettore e al navigatore di avere contezza di qual è la fonte utilizzata, perché ovviamente a seconda della fonte utilizzata può e sicuramente cambierà il dato finale. Quindi è sempre importante citare la fonte da cui noi prendiamo i dati e anche il relativo anno, perché è ovvio, soprattutto nel caso dell'esempio che vi ho fatto, la consistenza delle scuole o degli iscritti può variare di anno in anno, ma la conoscenza dell'anno di riferimento del dato è importante per qualsiasi informazione statistica, anche ad esempio per la delimitazione dei confini territoriali di una città, di una comune o di una provincia, perché a seconda dell'anno di riferimento quel territorio può essere più ampio o più ristretto a seconda dei cambiamenti amministrativi che sono intervenuti nel corso del tempo. Questa è un altro esempio di estrazione di dati da i.stat. In questo caso io vi ho estratto i principali indicatori scolastici relativi alla scuola dell'infanzia ed in particolar modo ho estratto il dato relativo agli iscritti disabili, ogni 1.000 iscritti. Vedete, ho in questo caso riaccorpato il territorio facendo riferimento alle ripartizioni statistiche nord-est, nord, ovest, centro, sud ed isole, e vado a leggere che, ad esempio, nel nord-ovest ci sono circa 31 alunni disabili ogni 1.000 iscritti nella scuola pubblica. Questo è il dato, non so se vedete il mouse che si muove sullo schermo, è il dato così si legge. Quindi nord-ovest abbiamo 31 iscritti disabili ogni 1.000 iscritti, per un totale, se guardiamo invece sia la pubblica che la privata, questo dato scende a 26.
Questo è soltanto uno degli indicatori che sono presenti, ad esempio, in questi punto stat, ma ve l'ho voluto indicare appunto perché è anch'esso un elemento fondamentale per sintetizzare ancora di più l'informazione statistica disponibile, ad esempio andare a fare il confronto tra le ripartizioni geografiche su un aspetto molto importante, quale può essere, ad esempio, la disabilità presente negli iscritti presso le scuole e quindi le conseguenze politiche che dovrebbero essere, diciamo, attivate o considerate dai decisori pubblici per migliorare il servizio reso dalla scuola oppure no. Andando avanti con la nostra veloce carrellata sui dati ISTAT, un altro database di carattere generale è quello relativo alle serie storiche, che è costituito da un archivio di circa 1500 serie storiche scaricabili, che sono anch'esse rielaborate in 22 temi e 6 macro aree. Qui i dati sono disponibili sia a livello nazionale, sia a livello di dettaglio regionale e a volte anche comunali, e permettono la lettura nel fenomeno e nel tempo di temi molto, diciamo, importanti. Anche qui, come potrete vedere, le tematiche si ricorrono perché fondamentalmente sono popolazione e società, istruzione e lavoro, salute e welfare, industria e servizi, ambiente e agricoltura, economia e finanza locale. In genere i temi di maggiore interesse sono le classificati sempre allo stesso modo, anche per permettere al cittadino che naviga di ricostruire, di ritrovarsi nella navigazione. Anche qui vi ho fatto un semplice esempio di dati, entrando nel database delle serie storiche e scegliendo come tema fondamentale ambiente ed agricoltura, troverete un sottomenu di temi relativi al clima e al territorio, all'impiego di risorse umane, all'energia, alle emissioni atmosferiche e così via. Andando a cliccare su uno di questi temi, ad esempio scegliendo clima e territorio, si aprono le serie storiche disponibili, che sono le temperature medie annuali e le precipitazioni per le stazioni meteorologiche a seconda degli anni, la superficie delle foreste in totale e così via. Ad esempio, io qui, per farvi vedere un esempio, mi sono andata ad estrarre le temperature medie e annuali e le precipitazioni così come sono state, diciamo, raccolte in alcune stazioni meteorologiche. Ora, il file è un file Excel completamente esportabile gratuitamente, che ha come anni di riferimento la serie storica che va dal 1950 al 2015, dove vengono riportate tutte le principali stazioni meteorologiche. Io qui vi ho riportato soltanto l'esempio di Firenze e di Roma, Collegio Romano, per farvi vedere, insomma, come viene scaricato il dato e qual è il dato disponibile. Però avete tutte le, diciamo, le principali stazioni italiane, se siete interessate ad altre, diciamo, partizioni geografiche o territori. Anche qui volevo sottolinearvi il fatto che è disponibile la lettura del metadato, quindi noi sappiamo che sono elaborazioni ISTAT dai dati che vengono raccolti dall'ARPAB, dal CREA, dell'ANAV e dalla Regione Sicilia, e che vengono e per la cui metodologia di analisi e di parametrizzazione esiste un apposito, diciamo, riferimento, diciamo, metodologico che potrete andare a cliccare sul relativo link. La tabella è di facile lettura, nel senso che lo potrete vedere semplicemente dalle intestazioni delle colonne, per cui ad esempio guardando la situazione di Firenze abbiamo la temperatura giornaliera media che viene percepita con la massima e le minimi, i giorni totali di precipitazione che si sono avuti nel periodo. Forse l'immagine non è venuta proprio copiata in maniera ottimale, ma nella tabellina, nel file Excel che voi volete scaricare, il file è completamente open, può essere tolto, cancellato, può essere evidenziato a colori, insomma, il classico file Excel lavorabile a 360 gradi. Un altro esempio, sempre tratto da serie storiche, andando su istruzione e lavoro, andando sempre su istruzione scolastica, vedete anche qui le serie storiche disponibili, non mi dilungo appunto perché così riuscite ad
ad analizzare tutta la situazione, e anche qui vi ho fatto un esempio di estrazione dei dati. Qui abbiamo le insegnanti femmine per livello di istruzione dagli anni scolastici accademici dal 1951-52 fino al 2013-2014, che è l'ultimo anno disponibile. E qui sono il numero delle insegnanti donne ogni 100 insegnanti in totale. Non mi dilungo sulla lettura del dato perché appunto vedete il personale insegnante nelle scuole diviso per primario, secondario di primo e di secondo grado e vedete i valori che vengono riportati. Anche sotto, molto importante, la parte relativa ai metadati in cui appunto ci dice quali sono le fonti che l'Istat ha utilizzato per produrre tale serie storica. Passando velocemente alle banche dati settoriali, vi ricordo, le banche dati settoriali relative alla società affrontano i temi dei giovani, degli anziani, degli immigrati, del capitale umano, della violenza sulle donne e anche parte della disabilità. Su queste banche dati vado molto veloci perché la diciamo, navigazione è simile a quella di punto stat, essendo appunto sotto temi di punto stat, quindi troverete sempre sulla sinistra i temi, cioè, cliccandoci quali troverete i sottotemi, andate a ritrovare le varie dataset. Vi ho descritto nelle slide che poi vi saranno lasciate appunto di che cosa si occupa in particolare ogni singola banca dati, quindi quella dei giovani ad esempio raccoglie e sistemizza le statistiche sugli adolescenti e i ragazzi. Ed è molto importante qui capire che cosa intendiamo per adolescenti e ragazzi, che sono quella popolazione compresa tra i 15 e i 34 anni. Questa è un'informazione molto importante appunto perché ci dice qual è il perimetro delle popolazioni che noi andiamo ad analizzare. Quindi, ad esempio, qui non troveremo informazioni sull'infanzia, appunto perché per noi giovani, così come seguendo le definizioni e le classificazioni adottate a livello europeo, sono soltanto la popolazione tra i 15 e i 34 anni. Quando andate ad analizzare, a confrontare i dati o semplicemente a leggere i dati che vedete sui giornali, è molto importante capire qual è il target, cioè quello che noi chiamiamo la popolazione target, perché appunto i dati potrebbero essere differenti proprio perché si riferiscono a popolazioni differenti. Banca dati giovani.stat parla dei 15-34 anni. Anche qui vedete la logica è lo stesso di punto stat, per cui sulla sinistra avete i temi, al di sotto di ogni tema riuscite a trovare il sottotema e il relativo dataset. Qui vi ho per esempio vi ho fatto un'estrazione delle persone dei 15-34 anni per stile alimentare. E qui ci dicono, qui sono il numero delle persone che hanno le stesse abitudini alimentari. Il numero delle persone di più anziane che hanno le stesse abitudini alimentari, quindi chi fa una colazione adeguata con latte e cibo, una colazione senza un pranzo a casa, il pranzo a mensa e così via. Cioè, vi ho preso questo esempio perché cioè, sembrava carino per farvelo leggere ed analizzare. Ovviamente, a parte trovate, come vedete qui, oltre allo stile alimentare, le abitudini al fumo, cioè, ci sono numerosissime, diciamo, informazioni tratte dalle rilevazioni sugli stili di vita quotidiani che fa, l'Istituto ogni anno. Velocemente vado su anziani.stat, come vedete anche qui la grafica è molto simile per non disorientare il navigatore. Il lettore raccoglie e analizza i dati sugli aspetti strutturali dinamici dell'invecchiamento della popolazione e consideriamo popolazione anziana gli over 55. Quindi dai 15 ai 34 sono giovani, oltre i 55 sono gli anziani. Anche qui vedete un esempio di estrazioni di dati, qui in questo caso ho voluto andare ad indagare qual è il rapporto degli anziani con le nuove tecnologie e mi sono estratta la serie storica delle persone anziane che utilizzano il PC. Quindi abbiamo, anche qui sono dati espressi ogni 1.000 intervistati, per cui abbiamo una classe di età divisa tra 55-59, 60-64, possiamo capire chi utilizza con frequenza il PC, chi non lo utilizza mai a seconda degli anni. È una serie storica, quindi il dato più recente in questo caso è il 2022, ma nell'estrazione completa che voi potrete fare interrogando il sistema avete dati molto più vecchi, che qui non ho riportato appunto per facilitare la lettura dell'immagine.
Andando velocemente avanti, vi faccio vedere immigrati.sta. Vedete, la grafica è sempre la stessa per il motivo che vi sto dicendo, appunto per non disorientare il lettore. Anche qui raccoglie e sistematizza le statistiche prodotte sull'Istat, sugli immigrati stranieri, sui nuovi cittadini che abitano nelle nostre città. Qui il data warehouse è suddiviso per temi che sono otto, che sono fondamentalmente popolazione e famiglia, salute e sanità, lavoro, istruzione, partecipazione e criminalità, e per ogni area tematica vengono resi disponibili alcuni indicatori di sintesi. Anche qui ho fatto una semplice estrazione, mi sono andata a chiedere quali sono i residenti italiani, i residenti stranieri al 1º gennaio per paese di provenienza e vedete ad esempio dall'Albania provengono circa 216.000 maschi, 205.000 donne, seguono l'Austria, il Belgio e così via. Questa è soltanto una delle estrazioni che voi potete fare. Tutte queste estrazioni ovviamente adesso qui le vedete in formato grafico, ma come vi dicevo prima possono essere portate in Excel o in file CSV. Un'altra banca dati molto interessante è quella relativa al capitale umano. Qui vedete il colore è leggermente diverso, ma la logica di navigazione è sempre la stessa e raccoglie questa banca, questo data warehouse, le statistiche ufficiali relative appunto agli indicatori di qualità e quantità del capitale umano, quindi la spesa per istruzione, l'organizzazione scolastica, l'ambiente di apprendimento, il capitale umano, il mercato, oppure indicatori basati sul reddito, che sono collegati fondamentalmente al livello di istruzione e al tasso di rendimento esplicito dell'istruzione. Anche questa è una banca dati molto ricca. Io qui vi ho fatto un semplice esempio in cui mi sono andata a chiedere qual è la popolazione tra i 30 e i 34 anni laureata in Italia e qui vedete la serie storica disponibile. Parte dal 2009, arriva, se non ricordo male, al 2021, purtroppo l'immagine è tagliata. Ci dice quali sono i laureati per territorio. Qui ho fatto un'estrazione relativa alla ripartizione nord-est, nord-ovest, centro e sud, ma cliccando sulla voce territorio è possibile arrivare ad un dettaglio addirittura regionale, quindi scegliere andare a quantificare il valore percentuale dei laureati anche per singole regioni. Purtroppo un tema di ampio, diciamo, dibattito in questo periodo è il tema sulla violenza delle donne. Anche qui vedete la navigazione simile a quella di Punto Stat e questo data warehouse raccoglie e sistematizza le statistiche sulla violenza contro le donne che vengono prodotte dall'Istat. I dati provengono sia da indagini campionari che di tipo amministrativo e, diciamo, coprono diverse tematiche che vanno dal fenomeno vero e proprio della violenza ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza fino anche a tutto il percorso di tipo giudiziario. Anche qui, andando a cliccare sulle macro temi, quale ad esempio il fenomeno, si apre una tendina che ci indicizza quali sono i sottotemi con i relativi dataset. Qui, per esempio, vi ho fatto anche qui un esempio dell'estrazione del tipo di autore e per regione della violenza e qui vi ho voluto mettere in evidenza come dal territorio si può andare a scegliere la singola regione. Qui il tipo di violenza viene considerata la violenza fisica o sessuale e qui vengono indicate, ad esempio, le donne che tra i 16 e i 70 anni hanno subito una violenza, almeno una violenza nel corso della loro vita. Come vedete sempre sulla vostra destra dello schermo, la parte relativa ai metadati che vi dice qual è la fonte utilizzata per raccogliere questi dati, in questo modo la rilevazione multiscopo sulle famiglie realizzata dall'Istat, ed un link che vi rimanda alla, diciamo, specificazione delle caratteristiche metodologiche adottate nel corso delle indagini. Gli ultimi dati di statistica ufficiale disponibili sulle rilevazioni sulla violenza delle donne sono relativi all'anno 2014-2015 perché l'istituto sta procedendo, dovrebbe procedere a breve, nella diciamo riedizione e realizzazione di una nuova indagine multiscopo su questi fenomeni. Anche Scusami, qui, Damiano.
Ti interrompo un secondo e dovremmo passare alla seguente presentazione perché sono già le 16:05 per i tempi. Abbiamo visto che ci sono diversi tempi, ti lascio la conclusione per passare poi al dottor Boselli la parola. Grazie. Perfetto, allora io mi sono andata lunga e mi scuso. Vedrete poi nelle slide successive la presentazione di tutti gli altri database che noi abbiamo in Istat e la logica delle slide è sempre lo stesso, la presentazione e la descrizione di che cosa contiene il dataset, di qual è la banca dati che voi potete utilizzare con i relativi riferimenti. Nelle parti successive, mi scuso, vi ripeto ancora di essere andata così lunga, troverete anche i vari dettagli a livello territoriale. Nell'ultima slide troverete i miei riferimenti, quindi per qualsiasi informazione, curiosità o qualsiasi, diciamo, necessità di approfondimento che non sono riuscita a darvi in questo lasso di tempo che è sembrato velocissimo, mi scuso insomma per aver rubato tempo, potete tranquillamente scrivermi. Grazie, Io grazie lascio la mille. parola a Carlo. Sì, ovviamente le slide saranno a disposizione nella sezione relativa alla formazione docenti. A lei, dottor Boselli, dovrebbe condividere lo schermo, adesso è relatore. Un attimo di Ok, pazienza. grazie. Ok, non vediamo ancora le slide. Sì, devo condividere solo un secondo. Ok, adesso dovreste Perfetto, vederle. le Faccio vediamo. partire la presentazione. Ok, solo un secondo. Ok, allora cercherò di essere rapido perché poi andiamo verso proprio la navigazione del sistema online. E brevemente, solo per introdurre il discorso sulla piattaforma tecnologica e su perché l'Istat si sta spostando verso una nuova piattaforma tecnologica per la diffusione dei dati e come lo sta facendo. Allora, a livello generale, la scelta, l'individuazione, la creazione di una piattaforma tecnologica non è paradossalmente solo un aspetto tecnologico, è qualcosa che coinvolge diverse competenze. Esperti di organizzazioni aziendali, statistici, modellatori di dati, oltre che esperti di informatica, proprio perché dipende da tutta una serie di fattori e prima di tutto quelli che sono i bisogni degli utenti e delle caratteristiche dei dati stessi. Per chiarire questo aspetto, e sarò veramente veloce, semplicemente il fatto che già 4.500 anni fa avevamo dei sistemi di diffusione che sostanzialmente erano anche molto avanzati, che hanno tutti gli aspetti di metadatazione, come diceva Giuseppina all'inizio, cioè di qualificazione del dato, che sono comuni ai moderni sistemi di diffusione. Quindi, in sostanza, abbiamo ad esempio in questo caso rappresentato quelle che sono le dimensioni di analisi, i dati amministrativi che corredano e i metadati che corredano l'informazione, la possibilità addirittura di linkare le tabelle e i dati tra di loro. Quindi sono elementi che in realtà sono connaturati più ai dati e ai processi organizzativi sottostanti che agli aspetti tecnologici in quanto tali. Allora, per chiarire quindi questo aspetto, poi, cosa succede? Che adesso se riesco ad andare in mano. Ok, perfetto. Noi abbiamo due modelli organizzativi molto importanti all'interno dell'Istat che convivono e che influenzano poi i dati che noi diffondiamo all'interno del Data Warehouse. Dall'altro abbiamo il modello che è più facilmente intuibile anche dal cittadino, cioè il fatto che noi raccogliamo tanti dati particolari, li aggreghiamo, aggiungiamo valore statistico, li conserviamo come microdati editati e poi anche li restituiamo con questo valore aggiunto statistico ai cittadini e imprese proprio per risolvere la complessità dell'ambiente esterno. In questo, diciamo, modello organizzativo, quello che prevale sono i concetti di integrazione tra i dati, di granularità, di integrazione proprio tra le varie informazioni. Contemporaneamente, in modo un po' anche più stabile rispetto a quello che è il ragionamento sull'integrazione, abbiamo sostanzialmente i dati che noi siamo chiamati sotto regolamento a fornire a Eurostat. Quindi abbiamo una serie di indagini, e non sono poche, ci sono quasi 300 processi a regolamento che vedono praticamente un flusso stabile di informazioni che confluisce verso Eurostat, che li mette a confronto con quelli degli altri paesi.
Quindi in pratica all'interno del Data Warehouse troverete in gran parte tutte queste indagini a regolamento diffuse, ma dobbiamo in qualche modo poi recuperare anche questo discorso di integrazione, di confronto, di sintesi delle informazioni che sono tipiche della mission dell'istituto, che è meglio esplicitata dal primo modello organizzativo. Ora, senza andare troppo nel dettaglio, quindi passo a quella che è stata la soluzione tecnologica, cioè la possibilità di utilizzare una piattaforma open source sviluppata dall'Istat, che si basa però su uno standard di gestione e di trasferimento dei dati. Che cosa significa piattaforma tecnologica open source sviluppata dall'Istat e che cosa significa lo standard? Open source banalmente che sia il sistema di visualizzazione che vedrete a breve, sia il sistema di gestione dei dati sono in realtà messi a disposizione dell'Istat, di tutte le organizzazioni, gli enti e volendo anche dei cittadini che vogliono installarli all'interno dei propri sistemi per poter per esempio visualizzare i dati. Certo, sono dati modellati in un certo modo, ma per fare un esempio l'Istituto Nazionale di Statistica di Malta ha un database basato sullo stesso standard dell'Istat e usa un visualizzatore di Eurostat, ma potrebbe tranquillamente utilizzare il nostro visualizzatore, perché nell'open source, nello standard sottostante, abbiamo la possibilità di integrare gli elementi. Cosa vuol dire lo standard? Lo standard vuol dire come un'immagine JPG o un'immagine bitmap, noi abbiamo che è strutturata sempre nello stesso modo e la possiamo aprire con diverse applicazioni. Allo stesso modo, se noi strutturiamo i dati secondo uno standard, abbiamo la possibilità di renderli accessibili all'esterno sempre nello stesso modo, e poi di sostanzialmente di utilizzare diverse applicazioni o combinazioni di applicazioni per visualizzare o gestire i dati. Quindi è il passaggio dal vecchio punto stat, che era una tecnologia proprietaria sviluppata dall'OCSE, a un qualcosa che si basa su uno standard internazionale ISO, che è lo standard SDMX, e contemporaneamente un open source sviluppato all'interno dell'istituto. E sempre per capire meglio il ragionamento, stiamo spostando tutte le nostre banche dati di dati aggregati verso questo nuovo sistema. Adesso abbiamo detto i punto stat che si sta muovendo verso i stat data, è stata completata anche tutta la migrazione dei dati, ma abbiamo anche tutti quelli che sono i dati del commercio estero e in primo luogo quello che è stato i dati del censimento permanente della popolazione, che sono stati già diffusi nel 2020. E a breve saranno migrati anche quei sistemi tematici che ha fatto vedere Giuseppina verso la fine della presentazione. Chiudo dicendo quindi che in realtà quello che noi vedremo adesso è il sistema di visualizzazione, ma essendo tutto il pacchetto basato su uno standard, in realtà noi abbiamo la possibilità di far accedere i nostri utenti ai dati non soltanto attraverso il sistema di navigazione, ma anche direttamente machine to machine. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che all'interno di sistemi più, diciamo, articolati, quindi Oracle piuttosto che linguaggi di programmazione, piuttosto anche che accesso dati Excel, è possibile interrogare direttamente il nostro data warehouse di dati pubblici senza passare per il visualizzatore, il navigatore dei dati, e estrarre i dati e portarli sui nostri sistemi. Ci sono ogni anno 300.000 interrogazioni fatte in questo modo da parte di organizzazioni internazionali, quindi Standard & Poor's, JP Morgan, piuttosto che organizzazioni nazionali come le varie regioni, che costruiscono anche dei portali, piuttosto che altri centri di statistica a livello internazionale. Quindi è un sistema modulare che viaggia su tanti fronti. Quello che andremo a visualizzare adesso in sostanza è soltanto il sistema di visualizzazione che abbiamo via browser. Il sistema si articola, si chiama Istat Data, anche per un riscontro a livello internazionale, perché stiamo promuovendo la piattaforma, e è raggiungibile attraverso Google scrivendo Istat Data o direttamente dalla zona banche dati del sito istituzionale, come abbiamo visto in precedenza, cliccando in questo punto all'interno del sito. La banca dati si articola in tre pulsanti principali. Nell'area informazione avete una serie di riferimenti sulla tecnologia e un manuale utente. Il manuale utente vi dice banalmente quello che sto dicendo io adesso sulla navigazione, quindi vi consiglio di cliccarci sopra, è un sistema abbastanza rapido e veloce. Sulla parte dati
troviamo effettivamente le informazioni del Data Warehouse in una navigazione simili.stat. Abbiamo sulla sinistra praticamente tutti i temi del vecchio.stat, portati però nella nuova tecnologia open source con il machine to machine, come abbiamo detto prima, oppure possiamo navigarli in questo modo. Mentre invece nell'area sintesi di risultati avremo, come vedremo a breve, un sistema di sintesi delle informazioni con delle dashboard. Allora, come funziona un po' la navigazione dei dati? Prendiamo ad esempio i prezzi, e prendiamo uno dei dati un po' più ricercati dagli utenti, quelli sui prezzi in generale, no? All'interno di una tabella, come faceva vedere prima Giuseppina, ci sono dei numeri e banalmente il significato di ciascuno di questi numeri è esplicitato in modo appropriato dalla dimensione indicatore, che indica esattamente di che cosa stiamo parlando. In questo caso, indice prezzo al consumo per l'intera collettività che viene diffusa all'interno della tavola. Poi abbiamo le dimensioni di analisi, in questo caso per esempio i prodotti e il territorio, che sono i modi in cui, o il tempo, che sono i modi in cui vengono esplicitati i dati in modo multidimensionale. Questa visualizzazione può essere in qualche modo manipolata. Ad esempio, se io voglio infiancata logicamente il territorio e intestata in una tendina il tempo, posso tranquillamente farlo e sostanzialmente ho un cambio di visualizzazione che mi consente di visualizzare i dati. Posso vedere anche quelle che sono le codifiche, posso fare una serie di operazioni. Se io voglio il dato più recente in prima visualizzazione, posso cambiare l'ordine. E cosa molto importante, all'interno dell'area selezione, posso andare a modificare quella che è la serie temporale che io sto analizzando. Quindi, mettendo ad esempio range personalizzato l'intero periodo, parte dal 2016, posso realizzare tramite interrogazione tutti quanti i dati che sono presenti nel warehouse relativamente a questo sottoinsieme di informazioni, non soltanto quelli degli ultimi 13 periodi come era visualizzato in precedenza. Ora, attendendo che sostanzialmente avvenga il caricamento, andremo a visualizzare questi dati e poi vi faccio vedere come si estraggono. Quindi questo forse è l'aspetto che può interessarvi maggiormente, cioè quello relativo alle modalità di estrazione delle informazioni e di visualizzazione tramite ad esempio Excel o quant'altro. E, banalmente, andando su questo pulsante, se è possibile scaricare le informazioni in Excel e esportarle così come sono visualizzate su schermo. E in caso contrario possiamo anche esportare l'intero dataset e tutto ciò che compare a tendina verrà posizionato su diversi fogli Excel. Adesso io faccio un esempio con la visualizzazione corrente e avremo sostanzialmente un'esportazione che riprodurrà quello che è un po' la visualizzazione su schermo. Penso di averla persa all'interno dei download, però eccola qui. Ecco quello che insomma siamo andati a scaricare e come vedete dovrebbe corrispondere più o meno a quello che si vede su schermo, con tanto di note o descrizioni o quant'altro. E relativamente sempre alle modalità di esportazione, abbiamo le esportazioni un po' più evolute, nel senso che abbiamo un'esportazione in CSV, che sono dei formati per chi programma o per chi deve importare sui propri DB i dati. Allo stesso modo, come dicevo prima, il sistema si presta al machine to machine, per le organizzazioni, per coloro che sono esperti di queste metodologie. Qui abbiamo ben indicato quelle che sono le query che banalmente inserite anche su browser o inserite in un programma o in un database Oracle consentono di accedere in modo diretto a tutte le informazioni che sono presenti e visualizzate nella tavola senza dover più andare a passare per il data browser. Quindi banalmente facendo aggiorno il sistema Oracle o il database che abbiamo nelle nostre organizzazioni potrà essere aggiornato quotidianamente. Sempre in relazione a quelle che sono le informazioni abbiamo il set di metadati che viene fornito e descrive insomma le informazioni a livello generale e poi per ogni, diciamo in generale per ogni indicatore viene fornito anche spesso quello che sono alcuni elementi che sono descrittivi, ad esempio del calcolo di un indicatore piuttosto che altro.
La cosa che fornisce in più già nella parte tabellare il sistema è la possibilità di avere sostanzialmente dei grafici che possono essere anche questi personalizzati e possono essere anche diciamo modificati e in qualche modo gestiti a piacimento dell'utente in modo diciamo interattivo. E allo stesso tempo, quindi questo per esempio sull'andamento dei prezzi, l'incremento enorme dei prezzi che si è verificato nell'ultimo periodo, la relativa stabilità precedente. Abbiamo la possibilità di avere delle mappe già in questa fase, laddove è presente il dato sostanzialmente territoriale, laddove è valorizzato, che arriva a seconda del tipo di dato che viene fornito a livello provinciale, regionale, provinciale o comunale. E quindi abbiamo la possibilità anche di questo tipo di rappresentazione. Ora, per chi in realtà accede e si registra, esiste la possibilità di prendere in considerazione tutte queste visualizzazioni, sia in termini grafici, sia in termini di mappe, sia in termini tabellari, e costruire delle viste personalizzate, che sono degli oggetti che sono salvati nel sistema e ogni volta che si accede con una registrazione potranno essere riprese in considerazione. Ma abbiamo anche durante la navigazione la possibilità di bloccare la ricerca e andare poi a seguire altri tipi di ricerca su altre tematiche banalmente, e poi switchare tra una ricerca e l'altra banalmente premendo il pulsante sottostante come se fossimo all'interno dei fogli Excel, e quindi ritornare alla ricerca precedente e confrontare poi i dati che sono stati messi a disposizione, che ricordiamolo provengono da indagini diverse, ma l'obiettivo nostro è anche quello di creare delle sintesi. Quindi in termini di sintesi, cosa offre in più questo sistema? Offre tutto questo comparto di sintesi risultati, vi faccio vedere direttamente qui, praticamente accedendo quindi all'area sintesi di risultati abbiamo tutta una serie di dashboard che evidenziano, secondo quella che è stata una nostra logica di rappresentazione di sintesi, una serie di fenomeni. Sono dashboard interattive, questa per esempio è quella sulla contabilità nazionale, sui dati congiunturali, sono grafici che possono essere tranquillamente personalizzati, adesso vi farò vedere alcuni esempi, e che mostrano in modo sintetico le dinamiche del paese, in questo caso per esempio la crisi del 2009, poi l'impatto del Covid, il forte rimbalzo, eccetera, eccetera. E possono quindi poi essere manipolate in modo interattivo dall'utente a seconda del tipo di informazione che siamo interessati a visualizzare, in base a quelle che sono diciamo le informazioni messe a disposizione dai settori di produzione. In questo caso la contabilità nazionale, ritornando ad esempio al discorso dei prezzi, ma in breve vedremo anche quelle che sono altre informazioni relativamente ad altre tematiche, e abbiamo quindi anche un grande bagaglio informativo, possiamo in qualsiasi momento ricercare l'informazione di uno specifico prodotto, ad esempio visualizzarlo per tutta la serie storica, visualizzare dati su mappe e quant'altro, le abitazioni eccetera, a seconda della tematica di interesse. Un elemento importante che riguarda la navigazione di tipo territoriale, perché qui sono principalmente dati o a livello nazionale o a livello regionale e provinciale, per quanto invece riguarda i dati che arrivano fino a livello comunale, un aspetto molto interessante è questa, qui sono i dati di popolazione a livello anche comunale, abbiamo questa navigazione proprio territoriale, è possibile quindi andare a selezionare a seconda della regione, del comune di interesse, uno specifico dettaglio, ci possiamo fermare a livello provinciale ma anche scendere fino a livello di comune e visualizzare nel modo specifico i dati di quello specifico territorio, e automaticamente tutte le tabelle della dashboard saranno direttamente aggiornate e forniranno i dati di quello specifico territorio. Ora, logicamente qui sta cercando un'informazione all'interno di un set di 60 milioni di record, quindi sono una ricerca abbastanza approfondita, però in generale vediamo che l'aggiornamento poi si ripercuote su tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, quindi poi è un vantaggio sicuramente consistente rispetto al fatto di andare
a ricercare i dati per singola, sulle singole tabelle del data warehouse. E lo stesso discorso vale per tutta una serie di informazioni che sono messe a disposizione dell'utente relative ad altre tematiche. Qui abbiamo ad esempio i dati di giustizia e sicurezza, i dati di qualsiasi tematica trattata dall'istituto esposti in modo sintetico. Ora, giusto per chiudere, qual è la logica un pochino qui? Facciamo un esempio, qui abbiamo per esempio i dati della giustizia, vediamo che per esempio alcuni reati banalmente si sono fortemente ridotti rispetto ad altri che invece sono fortemente aumentati. Aspettate, faccio un esempio qui sulla parte informatica, sui delitti informatici, una cosa abbastanza interessante. E qui vedete i reati informatici rispetto alle reati in banca, quindi il cambio proprio epocale di tipologia di reato, piuttosto che per esempio anche a livello proprio di indici, il fatto di avere la possibilità di analizzare dati anche sui tassi di omicidio e quant'altro, che in realtà in Italia sono molto bassi, abbiamo un'incidenza dello 0,6 rispetto a dati della Francia e del Belgio, che viaggiano intorno a 1,6 eccetera per 100.000 abitanti. Quindi lo scopo qual è in realtà? Non è quello di avere una sintesi che esprime un giudizio polarizzato o dà un'indicazione molto sintetica, ma quella di avere il giusto livello di equilibrio tra quello che è il dato particolare e una rappresentazione molto operativa. In questo caso il decisore o chiunque diciamo, si approccia a questa tematica avrà un quadro completo, capendo che ci sono alcune situazioni che sono in peggioramento, alcune situazioni che sono in miglioramento, che magari a livello nazionale il dato è positivo, ma che magari ci sono alcune specifiche aree che presentano delle problematiche e sulle quali è necessario intervenire. Quindi il ragionamento della sintesi è proprio un ragionamento molto operativo, che un po' va a favore di quello che è il ragionamento iniziale di mission dell'istituto, cioè cercare di fornire all'utenza esterna dei prospetti che consentono anche di prendere delle decisioni su delle tematiche di interesse. Con questo io concludo, non so se c'è tempo di fare qualche domanda sia a me che a Giuseppina, comunque questo è quanto per quanto riguarda appunto la navigazione del nuovo data warehouse dell'Istat. Grazie a tutti. Grazie dottor Boselli per questa navigazione, per questi esempi, sicuramente molto utili per i docenti che hanno iniziato il percorso didattico di ASOC. Per il momento non ci sono domande, magari lasciamo 5 minuti ai docenti, alle reti territoriali, se hanno appunto delle curiosità. Nel frattempo ricordo a tutti, le chiedo di lasciare le slide così restano anche nella registrazione. Ricordo a tutti che saranno disponibili entro domani sia le slide che la registrazione del webinar proprio nella sezione dedicata alla formazione. In particolare proprio c'è un box dedicato al corso di cultura statistica plus, quindi andate lì a rivedere i materiali che metteremo a disposizione. Siamo diciamo rimasti nei tempi, infatti sono le 16 quasi 30, quindi perfetto. Grazie davvero per tutti i suggerimenti, i materiali e anche la navigazione guidata, che è sempre utile per dare concretezza ai passaggi da effettuare per navigare le banche dati. Sicuramente saranno utilissime ai prof. Direi che chiuderemo qui la sessione, proprio perché non vedo ulteriori domande. Se ce ne saranno, ci sono anche i nostri preziosissimi referenti Istat sui territori. E quindi direi di chiudere e di ringraziare nuovamente i nostri esperti, la dottoressa Giuseppina Sola e il dottor Carlo Boselli, per questo primo webinar del percorso formativo Cultura Statistica Plus. Ovviamente riguardate tutto il calendario per segnare in agenda gli appuntamenti anche di
questo filone, anche di questo percorso formativo, e che dire, grazie a tutti e a tutte, alla prossima, buon proseguimento e buona ricerca di monitoraggio civico a tutti. A presto.